Ciao Fabrizio. Allora abbiamo qui Fabio Dragoni, applausi. Buonasera, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buon Dragoni. Ecco, direttamente dal 2020 invece abbiamo David Parenzo, che direttamente dal 2020. Grande io, David, grande, io, grande, grande. Grande io, voglio dire una cosa pubblicamente. Sì. Ultimamente ho avuto la fortuna di avere dal vivo e di conoscerlo dal vivo, sì, Fabio Dragoni. Premesso, sì, che io preferisco Draghi ai Dragoni, lo so, ho detto mille volte. Ipotente, ma io lui... voglio confessare, a Dragoni voglio bene quasi come a mio fratello. Io ho un fratello molto bravo che insegna all'università. Questo è il modo, in cui, quando l'ho visto, modo per dire no, l'odio. No, 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 io gli voglio un bene dell'anima, sì, Dragoni. Quando lo vedo a Di Martedì io lo sorrido perché io lo abbraccio come fosse una persona interna come tutti ostile, noi. Lo abbraccio come fosse uno normale, uno di noi, e lo abbraccio perché gli voglio perché veramente non è normale, bello. Perché non ma è normale. Dico, no, beh, scrive sulla verità, ma lo tratto come se fosse uno perché di uno un giornale che scrive, normale. Uno che scrive sulla verità, no, non è normale secondo ma te. Ma non fammi finire, perché sennò viene equivocato. Io gli voglio, ho detto che gli voglio bene. Ma ragazzi, ma cosa devo dire di più? Ma se ho tratti somatici intelligenti, gli... vero? Ho tratti somatici intelligenti. È una persona per bene, è simpatico, è toscano e gli voglio davvero bene, davvero. Però quando si addentra, sì, nella difesa avventurosa dei criminali Novax, perché ancora, gente che cioè, ha diffuso false notizie, il bene che gli voglio, non mi obnubila da potergli dire che sta dicendo giapponese, il giapponese. Allora, in una delle ultime sfide. E poi mi dispiace che scriva per la verità. Mi dispiace tantissimo. Ma che te ne frega? Già è libero la verità. Che cazzo vuol dire? Si troverà bene, si troverà bene. Gli faranno scrivere il cazzo che vuole, soprattutto. Vabbè, ragazzi, torniamo su questa cosa. Dragoni ha pubblicato un libro. Per non morire al verde, salvare l'uomo per salvare il pianeta, con addirittura controprefazione di Chicco Testa, edito da Il Timone, eccoci qui. Ed è un libro decisamente controcorrente rispetto alla marea di cazzate che ascoltiamo ogni giorno che vengono dal mondo ambientalista. C'è anche un rappresentante ambientalista qui, perché ci fanno due coglioni così. Non ho capito, scusami. No, sì, dimmi. I principi dell'Arabia Saudita, gli emiratini, questi signori con che abbiamo visto che hanno ospitato la COP 28 di Dubai, sono questi del petrolio, questi che producono il petrolio, questi che producono, cioè quelli che producono il petrolio, che perché, ti dicono che stanno facendo loro la transizione. Sono degli idioti, David, ma siete curiosi? Cioè, chi lo produce ti dice che finirà e che inquina, arriva il Dragoni di turno, arriva il Dragoncello di turno, arriva il Dragoncello di turno, il Cruciani di turno, il Porro di turno, l'emorroide di turno, che ti spiega, arrivano questi che dicono no, David, il petrolio ascolta, va bene, e quindi sono degli idioti quelli della Arabia Saudita. Risposta di Dragoni. David, ascoltami, perché questi fenomeni di ultima generazione non vanno a tingere il grattacielo di verde a Dubai? Domanda. E invece vanno a scassare i coglioni perché? Ai veneziani buttando la vernice in acqua? No, rispondi te per loro, a Dubai visto che sei il loro difensore, il loro avvocato difensore. Io sono contro l'imbrattamento dei monumenti. Altra cosa è fermare le strade. Altra cosina è fermare le strade, giusto? Fermare le strade, giusto? Beh, ogni tanto qualche raccordino bloccato, non fa danno a nessuno. Se no, fermi un'ambulanza, protesta, no? Va bene, fermi un'ambulanza, no, va bene. L'ambulanza deve passare. Ovviamente. Però c'è una frase che hai detto, scusami, che Dragoni forse ha sentito male. Bloccare il raccordino ogni tanto va bene. Guarda che il raccordo anulare è una via fondamentale. Ma certo, è una via fondamentale dove migliaia di persone ogni giorno vanno a lavorare. No? Ma chi se ne frega? La protesta la fai. Ma Parenzo non va a lavorare, gli importa una sega, Parenzo. Che cazzo? Parenzo va a lavorare l'elicottero, va a lavorare. Ma sono partito stamattina alle 7 dall'aeroporto di Linate, sono ancora qui a sentire le vostre stronzate. Quindi ragazzi, io mi sono svegliato alle 5:45 stamattina, ero all'aeroporto di Linate alle 6, ho capito, alle 6 all'aeroporto di Linate, portato da una macchina privata diesel, no, l'autista, no, su questo sbagliate di molto. Sì, certo, a pedali, la super macchina che mi ha portato era una macchina di ultima generazione, una super, non voglio dire a disposizione quelli gruppo di ultima generazione, sì, me l'hanno messa a disposizione i gentili ospiti che mi hanno invitato, cioè il dottor Fedez me l'ha messa a disposizione. Siamo a top, ma come direbbe Cucciari, siamo a top, guarda, facciamo come lui con la super top. Macchina Jeep elettrica, vediamo, andiamo a verificare, fermi tutti.
Lo sapevi che ogni settimana... Allora, siamo qui con Fabio Dragoni, che tra l'altro è un bocconiano, ed è editorialista dell'Unità, io lo conosco per quello almeno, per non morire al verde, salvare l'uomo per salvare il pianeta, con una faccia della signora Greta Thunberg, personaggio terribile, terrificante, fenomeno glorificato perché fa sega a scuola il venerdì, è diventato ovviamente il fenomeno dei vari parenzini nel mondo, no? Cioè, giustamente, John Clauser è premio Nobel, non lo conosce nessuno, sai, un premio Clauser? Nobel, e invece che Greta Thunberg, che dice Clauser? Dice che è pseudoscienza questa. È pseudoscienza, cioè che l'uomo non è provato, assolutamente, che abbia... assolutamente è pseudoscienza, e ovviamente non lo fanno parlare, scusami Fabio, c'è una cosa, mi racconti una follia green che scrivi nel tuo libro, una delle follie? Orca è una macchina che si chiama Orca, senza la P, Orca, cioè hanno costruito questa cazzo di macchina in Islanda, cioè alimentata da energia geotermica. Senti Parenzo, senti, bella la natura, no? Questa cazzo di macchina, che fa questa cazzo di macchina? Alimentata dall'energia geotermica, tipo i larderelli, i soffioni, no? Che fa? Cattura la CO2, la succhia, CO2 e la spara sottoterra. Cioè, lo scopo quale sarebbe? Diminuire la CO2. Sì, una cosa che fa una pianta, normalmente, la vogliono far fare a questa cazzo di macchina. Beh, male, che però la sparano sottoterra, sparano e ne parlano nella COP28. La chiamano sequestro della CO2. Sapete quante Aspetta. Sai quanto rimuove in un anno? 4.000 tonnellate di anidride carbonica. Uno dice, della sega è tantissimo. È una l'equivalente dell'anidride carbonica emessa in 4 secondi. Cioè, ti rendi conto la cazzata? Che hanno messo questa cosa qui per una cosa simbolica dalla nuova religione. Esattamente, sai quanti soldi hanno fatto con questa cazzata? Questa storia l'avevo letta. Ottimo Dragoni che l'ha raccontata. Quindi ce l'hai ragione. Piccolo dettaglio. Piccolo dettaglio. Siccome la scienza va avanti alla ricerca, dobbiamo dire grazie a quelli che hanno inventato questa macchina, perché oggi è così, ma domani andrà ancora meglio. E le piante, grazie alla scienza e alla ricerca. Metti le piante, non rompere il cazzo con queste macchine. Le piante, chi l'ha inventate, Parenzo? Questa è una rosa e fanno le piante. Le piante, chi l'ha inventate? Nostro Signore. Perfetto. Scusami, ti dicono un'altra domanda che voglio farti. Poi c'è un signore ambientalista qui che è a favore dei blocchi stradali e quant'altro. Però la domanda è questa: perché ti ripetono continuamente questa cosa del 99,9% degli scienziati che sono a favore del fatto che l'uomo influenza questo studio che è diventato, ma diciamo, la COP28 sono tutti degli idioti, arrivo. Questo studio è stato predisposto da un certo Mark Linas, che di mestiere fa l'attivista climatico, che è una truffa, allora te lo spiego, che di mestiere fa l'attivista climatico, come ci sarà qualcuno qui in questo studio che vedo materializzarsi pericolosamente. Il piccolo Gesù Cristo. E questo signore è uno che tira delle torte in faccia e sta dicendo in questo studio, e ovviamente i signori qui di ultima generazione si abbeverano a questo signore, dice il 99,9% degli scienziati dice che non è vero nulla. Perché non è vero nulla? Perché Mark Linas ha considerato nel 99,9% oltre il 66% degli scienziati che non si esprime. Cioè, è come se Giorgia Meloni dicesse: io ho preso 12 milioni di voti alle elezioni, ma in realtà ne ho prese 29, perché ce ne sono 17 che non sono andati a votare e che non hanno votato sinistra. Ma che cazzo di discorso è? Io capisco che devi vendere il tuo libretto e sono molto felice e sarò il tuo primo promotore. Un libro bellissimo, mi ricordi il titolo per piacere? Ti do una mano, ricordo il titolo, per non morire al verde, per non morire al verde, per non timone. Benissimo, un libro che peraltro costa 250 euro, e voglio di uno che spende 250 euro per comprare un libro costa 16 euro, costa 16 euro, 250 euro un libro. Allora, sono 16 felice euro. Se te lo compro, sono felice se te lo compro. 250 euro una copia mi pare un po' di cos'è, d'oro quel cazzo di libro, 16 euro cazzato, comunque ripetiamo il titolo, allora, forza, dimmi, vai avanti. Allora,
quelli che stanno, sono stati dei giorni a COP28, capi di stato e di governo, no, scienziati, ma sono tutti idioti. Però scusami, Boccoli, non ho capito. Luca Boccoli, intanto, buonasera. Applausi. È l'esperto. Allora, Boccoli, per te è giusto bloccare le strade? Io penso che sia giusto manifestare per la crisi climatica. Ma che cazzo perché vuol dire realtà, manifestare? Realtà, bloccano le strade, imbrattano i monumenti. Ma quali monumenti? Che cosa hanno fatto? Hanno buttato un liquido naturale dentro dei canali. Nel 68 un artista alla Biennale di Venezia aveva fatto lo stesso. Ecco. Comunque io perché bisogna rompere l'artista? Il suo libro lo comprerò in modo tale che posso capire tutte le cazzate che ci hai scritto. E dopodiché, quando finisco di leggerlo, lo metto sotto al tavolino, perché c'ho un tavolino un po' che rimane in bilico. Però scusa, perché è una cosa assurda quello che dici tu, è una cavolata. Non si dice che il 99,9% degli scienziati, scusa, un'altra cosa ti volevo chiedere. Aspetta, lascia perdere. Io voglio chiedere una cosa. Ma la gente che va a lavorare ogni tanto incontra dei blocchi stradali, tipo stamani io per esempio, lavoratori, perché dovete rompere i coglioni? Ma io non li vado a fare i blocchi stradali, lo faccio politica. A me mi rode il culo, ovviamente, se mi bloccano la strada, ma lo fa per una giusta causa. Ma quale giusta lo fanno causa? Per una giusta causa. Ma quale giusta hai capito? Causa? Hai capito? Ma quale crisi climatica? Il 99,9 articoli scientifici dicono che il cambiamento climatico è dovuto dall'uomo. Una volta mi hai detto che le alluvioni sono assolutamente sempre i scienziati, sempre IPCC. Poi scusa, Stefan Clausen, no? Premio Nobel, non è un climatologo, lo sai tu questo? Sì. Lo so io. Te sei un climatologo. Ma come? Ma ti ripeto, Greta Thunberg è un climatologo. Ma che cavolo significa? Greta Thunberg è un climatologo. No, scusa, tutti, fermo a Boccoli, tu ti sei introdotto qui perché ti rodevo il culo lì là dietro. Scusa. Domanda finale a Dragoni prima di liquidarvi tutte e due. Bravo. La domanda finale è questa: sei dalla parte del gioielliere o dalla parte Assolutamente dalla parte del gioielliere tutta la vita. Ma ci rendiamo conto, ha dovuto pagare 475.000 euro a questi criminali perché sono morti sul lavoro? Sono morti sul lavoro, ma stiamo scherzando, col gioielliere tutta la vita col gioielliere, libero. Grandissimo Dragoni, sono dispiaciutissimo perché un'autorevolissima firma della Verità, del giornale diretto da Maurizio Belpietro, sostanzialmente incita all'omicidio. Ma quale omicidio? Bravo Parenzo. Si è difeso, poveraccio, si è difeso. È la seconda volta. Gli ha preso a calci la testa. Ma che ne sai che vuol dire? È la seconda volta. Le immagini le ho mandate in onda giorno dopo giorno. Ha preso a calci la testa. È la seconda volta. Questo povero uomo è la seconda volta che lo hanno aggredito. È la seconda volta. Ma potrà essere in stato confusionale, povero uomo. Non è mica un Navy Seals. Voi siete in stato confusionale. Un agente del Mossad addestrato a sparare. Il vero obiettivo di questa trasmissione nei prossimi anni sarà quello di seguire passo dopo passo la vicenda Roggero e di dare assistenza. Nei prossimi anni, ti dico una cosa, questa trasmissione non ci sarà più perché saremo divorati dall'inquinamento ambientale e saremo qui a piangere e a stramaledire i dragoni di turno che vengono nella radio della Confindustria a raccontare stronzate. Ciao. Volete sapere il segreto del tempo? Il tempo lenisce, smussa.